Eder. Mech. Pallister. Ok, scusa se disturbo, sto registrando questo messaggio perché sennò non mi crede nessuno. Praticamente è dopo che mi è venuto un forte bruciore, tutto nella testa, fortissimo, che usciva dagli occhi, usciva, c'era un forte dolore di bruciore nella testa, fortissimo, la bocca, il naso, gli occhi, specialmente gli occhi, bruciava tutto, tutto bruciava, come se dentro avessi bevuto l'acido. Un acido che mi ha preso tutta la testa, fortissimo. Queste sensazioni di vampate che dall'interno del mio corpo uscivano, spingevano verso la testa e gli occhi. Adesso ce li ho ancora. Cos'è successo? Che ho preso il letto subito, l'ho portato fuori in giardino per respirare. Solo che ho perso conoscenza. Perché sono qua, da sola, non svegliato da mamma, sono in giardino, perso conoscenza, dopo ho avuto degli incubi brutti, poi mi sono svegliata, adesso sono messa così, sto solo registrando così, un dottore può capire che io sono allergica e che dentro il mio corpo c'è tanto di quel veleno, che quando si manifesta un po' esprime la sputania, un po' arriva questo calore forte, velenoso, che si dà la testa e mi fa stare così male. Spero che qualcuno capisca che sto male. Ciao Chicco, ti voglio tanto bene. Ho paura. E ne ho ben diritto. Adesso ero così felice, tra l'altro, che ho trovato il mio compagno, una persona splendida. Perché se non ci fosse stato io, oggi non sarei più qui. Le confesso che sono estremamente impaurita e le ripeto che il mio motivo per cui l'ho cercata non è un motivo movente economico. Io voglio solo avere una serenità di non avere alcun più dubbio che qualcuno voglia farmi del male. Io non ce la faccio più. Cioè, il fatto di essermi rivolta a lei è semplicemente... perché so che non c'erano altre strade se non che qualcun altro mi facesse del male. Io spero che lei comprenda tutte le mie difficoltà e il mio stato d'animo, però io ho paura, mi creda, io ho paura. Ho cercato di spiegarvelo più volte, questo è un messaggio che poi alla fine ho deciso di mandare io, perché volevo che fosse chiaro come si sentiva Greta e quali erano le ansie di Greta e quali erano gli stati di Greta. Fino ad oggi... ho cercato di tutelare un po' l'immagine di Greta, perché tutti credono che Greta fosse questa persona forte, in realtà non lo era affatto. Greta stava seguendo, come vi ho già detto, delle cure psichiatriche che aveva deciso di interrompere, e quando interrompe queste cure peggiora, e questo non è solo è uno dei tanti aspetti di Greta durante questo periodo, perché Greta aveva delle crisi spastiche che ogni tanto si manifestavano con delle contrazioni delle braccia, diciamo. Poi camminava a piccoli, fanno anche un video che poi magari vi girerò anche questo, dove camminava a piccoli passettini, la prendeva in un altro modo, poi le bruciava la testa, poi le veniva questa voce, ma le veniva questa voce anche quando parlava normalmente, nel senso dice ecco adesso mi prende la crisi e poi iniziava a parlare in questo modo. Io sono convinto che questi problemi della Greta fossero nella sua testa e non fossero un avvelenamento. Le paure di Greta, per quanto ne possiamo sapere, erano delle paure che lei aveva nella testa, perché poi parla anche di grilli giganti che la vogliono mangiare, cioè capiamoci. Magari qualcuno le somministrava delle sostanze, forse anche a sua insaputa. Potrebbe essere effettivamente magari l'effetto di una cura con psicofarmaci che ha interrotto, perché vi ho fatto vedere, forse vi ho letto settimana scorsa, uno scritto di Greta dove appunto diceva che il suo medico di famiglia
e il suo psichiatra, dopo aver letto le carte, i referti del pronto soccorso, le consigliavano di continuare a seguire la terapia psichiatrica con gli psicofarmaci, mentre Greta si rifiuta e dice che inizia a telefonare a destra e manca a tutti i dottori d'Italia finché poi alla fine non trova quello che sta cercando lei, alla fine qualcuno che sia compiacente, insomma, che le proponga un'alternativa. Greta apparteneva a una famiglia molto ricca, in quanto il padre era un facoltoso imprenditore nel settore tessile, che ebbe infine un fallimento. Ritengo che il fallimento dell'attività imprenditoriale sia derivato anche dalle vicissitudini familiari, costellate da molteplici denunce tra i fratelli, in quanto il padre disconobbe i due figli maschi e alla sua morte lasciò in eredità a Greta beni immobili, mobili e terreni nel limite del disponibile. Per quanto riguarda il testamento, non so se e quando sia stato redatto. Tuttavia, Greta mi disse, prima di essere allontanata dalla casa di Erba, che lo aveva modificato in mio favore e che pertanto l'immobile di Erba lo avrebbe lasciato a me. A distanza di 10 anni si rifece vivo il fratello minore Simone, palesando la sua intenzione di voler vendere i beni ereditati da Greta, in quanto, lavorando come musicista, causa Covid non riusciva più a suonare nei locali e pertanto a mantenersi. Per via di questi contrasti familiari, nel novembre 2021, Greta si è trasferita a casa mia, portando con sé tutta la documentazione dei beni dalla stessa ereditati e una cassaforte. Da quel periodo, gennaio-febbraio 2022, Greta ha iniziato a manifestare paure e inquietudini, poiché pensava che i fratelli la potessero danneggiare in quanto si sentiva economicamente fragile. Sai che non c'è una frase dove sia tutto vero, dove ci sia una frase vera. Ha detto una serie di palle mortali, proprio perché innanzitutto l'azienda del padre non è fallita, ma è stata chiusa con un concordato. Primo, non ci sono mai state denunce tra i fratelli, i genitori. No, non c'è nulla di tutto ciò. Greta non è stata allontanata dalla casa perché se n'è andata lei di sua spontanea volontà. Non è mai stata allontanata da mia mamma, nonostante mia mamma avesse l'usufrutto della casa, le aveva proposto di vivere su due piani, avesse l'usufrutto della casa, le aveva proposto di vivere su due piani differenti. Non so, andiamo avanti perché non c'è una cosa vera. È uguale alla denuncia di scomparsa che ha fatto, non c'è una roba vera che ha detto. Greta mi fece vedere gli esiti di un emocromo, datato e dalla stessa effettuato, da cui si evinceva, a suo dire, il tentativo di avvelenamento da parte dei fratelli. Infatti, Greta mi confidò che i fratelli in passato avevano tentato di avvelenarla e che il fratello maggiore le aveva detto «ti rovino». Da quel periodo, Greta ha avuto sempre più paura dei fratelli. Motivo per cui ha dato incarico a un investigatore privato che seguisse la sua vicenda e controllasse i fratelli. Greta era piuttosto ossessionata dall'odio dei suoi familiari. Era esasperata dal rapporto conflittuale con i suoi fratelli e in particolare con il fratello Momo. Per rendere l'idea, racconto alcuni aneddoti. Il 6 luglio 2021, in occasione del mio compleanno, Greta organizzò una festa a casa sua. In quel periodo Greta stava migliorando dalla sua condizione di avvelenamento da metalli pesanti. Durante la festa, alla quale parteciparono anche i fratelli di Greta, i rapporti mi apparvero distesi e conviviali. In quella festa io e Greta annunciammo a tutti che ci saremmo sposati. Questo annuncio peggiorò sensibilmente i rapporti all'interno della famiglia di Greta. Alcuni amici di lei mi hanno detto che i fratelli di Greta l'hanno sempre considerata una pazza. E probabilmente hanno anche pensato di poter accedere alla sua parte di eredità paterna con una certa semplicità, contando sia sul fatto che Greta avesse una sofferta condizione psicofisica che sul fatto che fosse sola. Greta durante gli anni è stata la persona che a cui si sono affidati i miei genitori. Greta viveva con loro, io ho già una casa mia che ho comprato con la mia compagna, mio fratello anche. Avevamo comunque la quota di legittimo a cui abbiamo deciso di rinunciare per lasciare a Greta. Mi sembrava una cosa abbastanza normale. Verso le ore 8:30 del mattino del 4 giugno 2022 ho visto che Greta mi aveva mandato 3 messaggi durante la notte. Le ho risposto con un messaggio. Non ero preoccupato per Greta. Nel pomeriggio, verso le 17, sono andato a vedere una partita di basket di mio figlio. Dopo la partita di basket, alle 18:30 circa, sono rientrato a casa mia.
Nel frattempo avevo provato a contattare ripetutamente Greta fino a quando il telefono della stessa risultava acceso. Il 5 giugno 2022 ho consumato il pranzo con mio figlio da mia mamma e nel tardo pomeriggio, non avendo sentito più Greta, ho deciso di affidare mio figlio alla mia ex moglie e di partire per Porto Tolle. Greta parlava anche di un appuntamento a Verona. Se fosse veramente Greta andata via da Porto Tolle alle 11 del sabato per andare a Verona, anche i tempi per gli spostamenti Cadorago-Verona sono di un'ora e mezza meno, un po' a metà strada. E cosa andava a fare a Verona, Greta? Questo non si sa, parlano di un appuntamento a Verona quando Greta in realtà pare che non fosse in grado di guidare. Il pomeriggio prima di sparire, Greta con Tosi avrebbe percorso in auto, girovagando circa 100 km, è credibile? Sì, su questo secondo me sta dicendo la verità Tosi, perché era un po' da Greta questa cosa di girare in macchina nel nulla, vagare così. La cosa che ci fa pensare che Tosi perlomeno non sia coinvolto o non sia stato la persona che ha visto per ultima Greta è il fatto che i vicini di casa, che ci conoscono da sempre, testimoniano di aver visto Greta sabato mattina verso le 11, per cui vuol dire che lei ha passato con Tosi la notte di venerdì, per cui sabato è viva. Il vicino di casa dice appunto di aver visto Greta verso le 11 uscire di casa, scendere la scala, lo ha salutato, lui tra l'altro era in compagnia di un amico che ha verificato poi che non poteva trattarsi del venerdì in quanto il venerdì lavorava, e Greta sale in macchina e ha appunto, dice, anche uno zainetto in spalla, uno zainetto nero, sale in macchina e parte dalla casa e non si sa poi più, da lì non si sa più che fine abbia fatto né lei né la macchina. Secondo un vicino di casa, Lietti, quando arriva a Porto Tolle, più che cercare Greta cerca uno zainetto, perché? Questa è una bella domanda, cioè invece che chiedere agli amici dove Greta ha soggiornato notizie di Greta, chiede notizie di documenti di Greta, bisognerebbe chiederlo a lui. Io presumo che Greta sicuramente dopo aver litigato col fidanzato, conoscendo Greta, avrà rifatto senz'altro il testamento, perché Greta faceva uno o due testamenti all'anno anche quando stava bene, per cui tant'è vero che c'è anche proprio un messaggio di mio cugino, quello che doveva acquistare la casa, e Greta gli aveva detto: ti lascio la casa se mi dovesse succedere qualcosa, e lui dice: ma Greta, ma smettila che stai meglio di me. Ma questo ancora prima che succedesse tutto, per cui era un po' un'abitudine di Greta, diciamo. Greta e Lietti avevano un appuntamento? Da quanto dichiarato dall'ex fidanzato, questo appuntamento è stato spostato, rinviato, poi è diventato a Verona, poi Greta gli avrebbe detto: no, vengo io da te, poi gli avrebbe detto: no, ci vediamo dopo il rogito. Fatto sta che poi Greta scompare, lui compare, non si sa a che ora, se al mattino, come dice la vicina di casa di averlo visto, o alla sera della domenica, come lui ha scritto nella denuncia di scomparsa, e poi al mattino dopo si trova lunedì mattina davanti al notaio, dove lo incontra poi il cugino. Lui sapeva che Greta aveva questo appuntamento dal notaio, perché era noto questa cosa, l'aveva probabilmente detta. Poi tra l'altro teniamo conto che lui aveva accesso sia alla mail che ai social di Greta, avevano anche un profilo comune, per cui se mio cugino Pier Giorgio avesse scritto l'appuntamento è per domani alle 9, lui ne era al corrente. Greta ha ereditato i beni di famiglia in seguito alla morte di nostro padre nel 2018. Poi di comune accordo con mio fratello e mia mamma abbiamo anche rinunciato alla quota di legittimi in favore di Greta. Greta aveva fatto allora un testamento a favore di sua madre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.